Ciao a tutti! Allora, in questo video vi voglio far vedere un'altra idea che avevo un po' per la testa per poter utilizzare la lana a rete, la famosa lana della Lidl, ormai la chiameremo così. Allora, questa è l'idea, ve la faccio vedere subito, è di fare una sciarpa mista, cioè una sciarpa per metà di lana, metà, insomma, per la maggior parte di lana, e poi utilizzare la lana a rete invece sul fondo. In modo che una volta che la indossate, il risultato è praticamente questo: avete praticamente la lana a rete sulla parte inferiore, quindi con questo disegnino, e poi per tutto il resto è una semplice sciarpina. Con la stessa idea, però, potete fare anche delle altre sciarpe simili come questa che ho realizzato. Vedete, potete intercalare la vostra lana a rete a una lavorazione con la lana tradizionale. Qui ho inserito la lana a rete al centro e la lana tradizionale, la lana a rete sempre sulla parte finale. Quindi indossata risulterà in questo modo. Avrete tutti questi pompon sulla parte del collo e sulla parte finale, vedete? In questo modo. Per il resto e dietro è una sciarpa normale. Ciò che vi farò vedere nel video, quindi, è la sciarpa semplice realizzata solamente mettendo la lana a rete nella parte terminale. Ovviamente, con la stessa modalità, con la stessa procedura, potete intercalare la lana a rete alla lana tradizionale e quindi fare un modello come quello che vi ho mostrato precedentemente, come questo. Questo ovviamente a vostra discrezione e come vi piace di più. In questo modo potrete utilizzare tutti i gomitoli che vi avanzano se magari avete fatto una sciarpa completamente a rete e avete qualche gomitolo in più, e potete anche utilizzare dei gomitoli che vi sono rimasti da una precedente sciarpina. Niente, detto questo, spero che questa idea, insomma, vi sia di aiuto e come al solito vi mando un bacione e vi lascio al tutorial. Ciao a tutti! Allora, per realizzare questo progetto ci serviranno due gomitoli di lana a rete da 50 grammi e due gomitoli di una lana di media grandezza da 100 grammi, un paio di ferri, questi qua sono un 6,5, comunque prendeteli sempre in relazione alla lana che state utilizzando, non alla sciarpa a rete, perché comunque la rete è sempre quella, bensì alla lana che state utilizzando. Utilizzate una lana di media misura e quindi da un 6 a un 7 potete utilizzare i ferri. Iniziamo con il lavorare la lana a rete e quindi dobbiamo mettere tutte le maglie sui ferri. Inizio sempre dalla parte laterale per poter nascondere tutta questa parte un po' sfilacciata. Quindi la prima maglia che inserirò sarà questa e la andrò a inserire mettendo il ferro nella parte retro, in questo modo, così. Vado, proseguo, prendo il foro che è accanto e lo inserisco sempre nella parte retro del ferro. Procedo il foro che è accanto e lo metto sul ferro. Procedo ancora, mi sposto sulla parte superiore e metto sempre la maglia sul ferro. Vado nel foro successivo e la inserisco. Io per una comodità mia inserisco circa 15 maglie sul ferro. Realizzate le 15 maglie, giro il ferro e vado a lavorare a maglia legaccio, quindi sempre a diritto. Inserisco il ferro nella maglia, prendo il foro successivo, che è questo, e lo inserisco nel mio ferro. Prendo il ferro, lo passo sotto e sgancio. Questa è la prima maglia lavorata. Proseguo, inserisco il ferro nella maglia, prendo il foro successivo, lo inserisco e sgancio dall'altro ferro, in questo modo. Proseguo, sempre il ferro nella maglia, prendo il foro successivo, inserisco e sgancio. Bene, devo procedere così per tutto il giro. Una volta terminato il mio giro, andrò ancora avanti per una lunghezza che deciderò io. Per comodità, se volete sapere quante ne farò io, ne farò circa 8 o 8 o 10, dipende da come la volete lunga, ovviamente. Quindi proseguo sempre a fare i miei 10 ferri e dopodiché vi faccio vedere come passare alla lana. Bene, realizzati i miei 10 ferri, dobbiamo andare ad aggiungere la lana. Questo è il mio filo di lana e vedremo come aggiungerlo. Allora, prendo il mio ferro e lo infilo nella prima maglia. A questo punto devo prendere questo filo, vedete, della lana, la parte più corta sulla mia sinistra, ne lascio un pochino e lo vado ad inserire sul mio ferro. A questo punto passo il ferro sotto e lo vado a sganciare. Rimarrà un po' molliccia la parte, però non vi preoccupate, proseguiamo. Alla fine di questo giro vi farò vedere come procedere.
Proseguiamo, entriamo nella seconda maglia, sempre con questo filo, lo passiamo attorno al ferro e andiamo a sganciare. Quindi dobbiamo lavorare esattamente a diritto. Prendiamo il nostro filo, lo passiamo intorno al ferro e andiamo a sganciare. Proseguiamo nella prossima maglia, prendiamo il nostro filo e lo andiamo a sganciare, fino a terminare esattamente tutto il giro. Terminato il nostro giro, questa è la parte in cui abbiamo agganciato, vedete, il filo. Quindi abbiamo questo e abbiamo anche la nostra lana a rete. Tagliamo la nostra lana a rete, quindi la taglio e vado a fare un nodo tra lana a rete e lana normale, filo di lana normale. Vado a fare un semplice nodo, così. A questo punto posso tagliare la lana bianca un po' più corta e la lana a rete la lascio un pochino più lunga, in modo da nascondere appunto il nodino dentro la lavorazione. In questo modo, man mano che andrete a lavorare, non si vedrà più niente. D'accordo? A questo punto dobbiamo procedere a lavorare sempre a diritto. Quindi sarà semplicissimo: inseriamo il nostro ferro nella maglia in questo modo, prendiamo, giriamo il filo e sganciamo. Inseriamo il nostro ferro, giriamo e sganciamo. Inseriamo, giriamo il filo e sganciamo. Questa è una semplicissima maglia legaccio, esattamente la più semplice che possiate mai fare, e dovete procedere così non solo per questo giro ma per tutta la lunghezza della vostra sciarpa. Quindi deciderete voi quanto dovrete farla lunga. Io più o meno ho fatto più di 200 ferri, quindi procedete in questo modo, sarà molto semplice e alla fine vedremo come riagganciare la nostra lana a rete. Una volta che abbiamo raggiunto tutta la lunghezza desiderata, dobbiamo aggiungere la nostra lana a rete. Che voi iniziate un nuovo gomitolo o che comunque continuate quello che avete tagliato è uguale, procederemo nello stesso modo. Allora, inseriamo il ferro nella prima maglia, in questa, tenendo ben tirato. A questo punto dobbiamo inserire la nostra lana a rete. Bene, per inserirla andremo a lasciare qualche centimetro perché andremo a fare il nodo, e quindi andrò a prendere una maglia di queste superiori, un foro di queste superiori, e lo andrò ad inserire nel mio ferro. Dopodiché andrò a sganciare. Quindi abbiamo lasciato qualche centimetro, vedete, non abbiamo iniziato nella maniera tradizionale. Questo perché poi faremo il nodo. Proseguiamo, andiamo nella successiva, prendiamo il foro successivo, lo inseriamo sul ferro e sganciamo. Ancora, prendiamo, inseriamo e sganciamo. Tutto questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Una volta che abbiamo terminato il nostro giro, andiamo a fare il nodino. Quindi tagliamo il nostro filo bianco, vedete, e andiamo a fare un piccolo nodino con questa lana a rete che avevamo lasciato in eccedenza. Prendiamo e facciamo il nodo. Così. Tirate bene bene. Il filo bianco lo tagliate un po' più piccolo, questo che è a rete lo lasciate così lungo, o tagliate giusto un pochino, affinché poi lo possiate aprire e si confonderà nella nostra lavorazione, in questo modo, vedete? Ora non si tratta altro che di procedere sempre a maglia legaccio, nella maniera simmetrica alla parte che abbiamo fatto precedentemente. Quindi se abbiamo fatto 10 maglie ripeteremo le nostre 10 ferri, ripeteremo i nostri 10 ferri e poi vedremo come si chiude. Raggiunta la lunghezza desiderata andiamo a chiudere. Inserisco il ferro nella prima maglia e vado a lavorarla normalmente. Prendo e lavoro normalmente anche la seconda. A questo punto devo trasferire la prima maglia che ho lavorato, cioè questa, al di sopra della seconda e farla passare sotto al ferro, in questo modo. Vado a lavorare la terza e faccio la stessa procedura. Prendo la prima verso di me e la porto al di sopra dell'altra e quindi al di sotto del ferro. Procedo, lavoro anche l'altra. Devo avere sempre due maglie sul mio ferro. Quindi prendo la prima verso di me,
la porto sopra l'altra e la sgancio dal ferro. In questo modo andrò a chiudere tutte le maglie. Arrivata all'ultima maglia, la vado a lavorare in questo modo. Inserisco il ferro nella maglia, vado a prendere tutta la mia sciarpina e la giro intorno al ferro, così da sganciarla dall'altro ferro, in questo modo. Bene, adesso prendo sempre la maglia che è verso di me e la porto al di sopra dell'ultima lavorata, così. Tiro bene bene e vado a tagliare la mia sciarpa. Taglio a qualche centimetro e sgancio il gomitolo. A questo punto allargo un pochettino e la sciarpa è terminata. Come vedete, questo è il risultato finale, nella parte terminale appunto. E niente, spero che il video possa essere di vostra ispirazione e ci vediamo ai prossimi tutorial. Ciao a tutti, ciao ciao!